La società Pistoia Basket ha lanciato Insieme nella Galassia, la campagna abbonamenti che partirà venerdì 30 giugno con la prima fase destinata alla prelazione dei vecchi abbonati e durerà fino all'8 luglio. La seconda fase, per i nuovi abbonati, partirà invece il 10 luglio, fino ad inizio campionato, con la Serie A che scatterà domenica 1 ottobre. Le novità sono molte, ma la cosa che mi preme sottolineare è che dal 30 di giugno partirà la nuova campagna abbonamenti 2023-2024 del Pistoia Basket. Mi raccomando, accorrete, perché su voi tifosi noi ci contiamo e speriamo che facciate la fila per rinnovare subito la tessera. E per coloro che sono nuovi abbonati, abbonatevi insieme nella Galassia. I prezzi saranno per alcuni settori gli stessi dello scorso anno? Sì, abbiamo fatto una valutazione importante, quindi per i settori dove ci aspettiamo maggiore affluenza e maggiore anche abbonamenti, che sono la curva e la gradinata, le curve e la gradinata non numerata, i prezzi sono praticamente gli stessi dello scorso anno. Perché Insieme nella Galassia? Perché fondamentalmente la Galassia è il punto più alto e, come ho spiegato, la Galassia è qualcosa di bello, è l'unione delle stelle e noi avremo le nostre stelle che scendono in campo e non solo, e lo vedrete prossimamente sul piano di comunicazione del Pistoia Basket. Seguiteci sui social e su tutti i nostri canali. I prezzi della curva Pistoia rimangono di fatto invariati, ma gli aumenti negli altri settori saranno moderati e comunque adeguati al salto di categoria, con alcune interessanti novità. La prima, la possibilità per i pistoiesi e non solo di acquistare l'abbonamento anche in centro città in determinate date, un test, qualora il test abbia successo. Abbiamo pensato ai giorni di festa per la città di Pistoia, possiamo assolutamente estenderlo e anche renderlo poi ordinario durante la stagione regolare per l'acquisto dei biglietti. La seconda, la possibilità finalmente da quest'anno di poter acquistare abbonamento prima e biglietto dopo anche online, quindi dando la possibilità a tutti i toscani di poter comprare un biglietto senza dover venire fisicamente al Pala Carrara. La terza, per me personalmente la più importante, agevolare maggiormente le famiglie che hanno disabilità al proprio interno, dando l'accesso gratuito non solo ai disabili motori e ai loro accompagnatori come già avveniva, ma a tutte le disabilità e anche agli accompagnatori qualora il disabile sia minorenne, in modo da permettere a tutti i ragazzi e ai loro genitori o parenti di assistere gratuitamente a quello che speriamo sia un grande spettacolo.